Bitonto e Tiki Taka sono di nuovo l'una di fronte all'altra per giocarsi un gale. Allora andiamo a scoprire quelle che sono le scelte degli allenatori partendo dal Bitonto e da Gianluca Marzuoli. Vediamo qual è il quintetto che è andato a scegliere l'allenatore abruzzese, con Josie Oliveira fra i pali, Diana Santos, Renatinha, Tampa e Lusilei. Fischia Iannuzzi, si parte, è cominciata la finale della Coppa Italia 2024. Pallone preso da Duda, che rilancia per la corsa di Vanin, che ha preso spazio. Vanin con l'esterno! 20 secondi in campo. Cortés di prima in avanti. Vanin, attenta Josie con la copertura preventiva. Infatti va da Renatinha, si gira, calcia! Deviazione, angolo. Sulla pressione di Bettioli. Josie, lunghissimo con le mani. Grieco in area di rigore, aggancio senza senso. Da qui posizione più congeniale. Va, forte! Fortissimo! Si sblocca la finale! Sempre e solo Deborah Vanin, 1-0! Credo anche con deviazione dalla barriera di Lusilei, perché il tiro è partito centrale, la palla ha preso un piccolo tocco sulla barriera, quel però tanto che basta per mettere fuori gioco Josie. E quindi lì è però è sempre Deborah Vanin in queste tre partite, sempre e solo Deborah Vanin. Rivediamo il calcio di punizione di Vanin, che va fortissimo col destro. Forse si sporcata leggera di Lusilei in barriera, che taglia fuori Josie. Ed è 1-0 per il Tiki Taka. Disciplinare Mansueto, la diffidata, salterà il primo turno della prossima Coppa Italia. Lusilei ha subito risposta del beat. Si muove Sciascio. Vanin da sola, dentro sul primo palo, ancora Vanin giù in area di rigore, non c'è fallo. In modo che la abbassiamo un pochettino, poi quella palla me la puoi dare. Tampa calcia, chiudere, ancora Vanin, magia, Cortés, prende al secondo palo, Josie. Verticale, profondo per Lusilei. Ho capito, scusa. Mamma mia che tunnel di Lusilei, questo è da mal di testa. Poi Protester che voleva il cartellino giallo, rivediamo. Controllo. Suolata. Ciao. Mamma mia. Pezzo di alta scuola. Renatinha. Si va a vedere Mansueto. Renata in porta! Dritto per dritto! Un fulmine all'incrocio! Duda sorpresa! Uno pari! Vani prima, Renata poi! No, ma poi Matte, sembra la traiettoria quella del Super Santos, che tu la colpisci e poi cambia completamente traiettoria, perché la palla si è abbassata tanto. Duda, è vero che da lì magari te lo puoi aspettare, ma guarda da dove ha calciato. Ma e da guarda ferma, si abbassa! Ma senza ritmo, da ferma! Ma questo è un gol clamoroso! Ma questo non si accetta! Ma non si accetta mai nessuno sport! Da fermo, senza ritmo, un passo, boom, puntata! Incrocio dei pari, uno pari! Con Bettioli. Accenna raddoppio De Siena, doppio passo, via! Centrale il tiro. Un po' più di fatica. Puntata e mezzo! Che rischio! Si va a vedere col primo giro Bettioli, che incrocia calciando. Trova la porta, trova però le mani di Giosa. Attaccata da Mansueto. E va al recupero del pallone, poi da terra. Trova Grieco! Grieco! Sorpasso Bitonto! Ha segnato Alessia Grieco! 2-1! L'attacco della prima linea sulla palla è fondamentale, perché appena ha visto che la palla l'aveva coperta l'avversaria è andata subito a pressare quella palla. Molto brava Tampa, se non ho visto male, a pressare quel pallone. Le ha dato poi da Nicoletta Mansueto, poi da terra è riuscita altrettanto brava a mandare in porta la propria compagna. Vedi che brava qua, grande la giocata vista di Mansueto. E qui poi Alessia Grega ha fatto partire l'esternata, quella la punta est. La difende bene, trova Tampa, allargo, anzi Tampa va da sola! Va da sola! Chi fa per sé? Fa per 3, 3-1 Bitonto, Tlediane, Marco Tampa, 3-1. Sempre Alessia Grieco però, perché ha fatto questo stint simpatico fra gol e assist. Qua se ne è portato dietro due, ha resistito fisicamente, ora lo andiamo a vedere. Questo è già scaricato palla. Poi qua secondo me Tampa, ho pensato, ha sbagliato la scelta. Come fa a non dare la palla su Renata? Io infatti pensavo la destra perché Renata. Poi secondo me la palla è stata anche deviata da Bertè, e quello ha fatto sì che quella palla da una mezza altezza. La palla dietro, che rischio. Bertè, c'è un angolo, Sciascio! Vanin in area di rigore, prova a calciare, la sposta, la difende, va giù, non c'è fallo, si gioca, la porta è vuota, Lusilei con la porta vuota, un killer, 4-1, Lusilei, Renner, Minuzzo.
Bitonto che ha difeso molto male il portiere di movimento, perché Diana Santos aveva ruotato, era diventata laterale e Tampa non se ne è accorta e non è rimasta più ultima. E poi lì è stata molto brava Sciascio a calciare, la palla è rimasta lì. C'è stato un contatto che poi magari andiamo ad analizzare un po' meglio. La palla è sbucata a lui e di certo, anche se sono 30 metri dalla palla, mai per qua me, non c'è niente. Nel senso, su questo no. E poi quella palla Digna dove l'ha fatta passare? Dove l'ha fatta passare? Com'è possibile che passa quel pallone lì? Incredibile, io non me ne ero accorto live. Cioè, c'è un contatto. Sì, però è Vanin che allarga. Qua questa palla non può passare. E poi Renata. E poi lui la appoggia. Però lì è Vanin che mette il piede verso l'avversaria, più che l'avversaria che va verso Vanin. Si va a riposo dopo 20 minuti col Bitonto avanti 4-1. Natigna, isolamento in fascia, rientra, sterza sul suo sinistro, va a appoggiarsi Diana, grande palla per la conclusione di Tampa. Angolo di Grieco, altissimo, Tampa al volo, Duda con la palla insidiosa, Bettioli prima di Lusileia che era in agguato. A spazio, secondo palo Lusileia, vista, servita, palo e Duda salva tutto. Bertè ruota il Bitonto, palla dentro, sempre Deborah Vanin, 4-2, si rifà sotto a Tiki-Taka che dimezza lo svantaggio. Hanno fatto molto bene perché le hanno fatte ruotare, perché era capitata Diana sul lato destro e Tampa ultima, e allora Vanin se ne è subito accorta e ha giocato esattamente questa palla di prima, perché sa che Diana in uscita non è proprio molto brava ad chiuderla. Vedi qua, vedi Diana qua rimane troppo dietro, lì Diana deve uscire prima, perché poi tu non chiudi questa linea di passaggio, rimani lì in mezzo e lì bisogna, vedi, bisogna lavorare tanto su queste rotazioni qua, non puoi permetterti di difendere basso, di difendere più alto, perché tanto la palla profonda è dell'ultimo, solo che Diana fuori ruolo fa più fatica lì. Tampa giù in mezzo al campo, Mazzuet non forza la giocata, Bettioli ora in angolo, dietro sul rimorchio, la porta è vuota, calcio a Renatigna, palo clamoroso. Sciascio attaccata da Tampa, palla intercettata, Lusileia sotto le gambe di Vanin, stavolta c'è il gol della regina, 5-2 Bitonto, segna Lusileia. Magari uno te lo può sbagliare anche fronte porta, due spalle porta di sinistro, invece no, perché lei è anche quella, no? Si ricorda dell'errore precedente, col piede buono fronte porta, invece di spalle col piede debole fa gol da 30 metri. Segna Lusileia, rivediamo Sciascio in difficoltà, sporcatura di Tampa, Lusileia senza pensarci, senza controllare, senza vedere la porta, dall'altra parte del campo tira e fa gol. 5-2 e adesso è durissima, durissima per il tiki-tac. Ma il tempo c'è, perché 6 e 26 sono discrete vite in questo sport, quindi non è cambiato nulla nella testa del tiki-taka. Vanin. Bertè. Sciascio. Bertè. Vola sul secondo palo. Renata l'aveva vista ma non l'ha servita. Diana si è lamentata, infatti Tampa, Tampa, il rimorchio su Lusileia, connessione brasiliana ed è gol del Bitonto, 6-3. Dobbiamo riscrivere secondo me un po' di appellativi sul pivot, no? Perché Lusileia qui fa una giocata da pivot che è proprio la giocata, perché guardalo qua come lo solo va a prendere il posto, Tampa lo vede e col sinistro da una palla che sembra tempo la cosa perfetto, più facile del mondo, ma una qualità nella gestione di questa palla per Tampa che è bravissima, era già partita con l'idea Tampa di andarsi a giocare l'1-2 con lui, ma non dico che non si sarebbe aspettata questa palla così meravigliosa, ma insomma questa è la gestione proprio di un pivot vero. Bel colpo da KO questo, vediamo se resta in piedi il tiki-taka. Passano i minuti e tornano ad essere 3 gol di differenza. Tampa lungo, Sciascio devia, Vanin 3 contro 3. Finta, poi rilancia, una palla da bowling, Lusileia la tiene giù, Tampa calcia, pallone che termina fuori, gli arbitri non avevano concesso comunque il vantaggio. Bertè dentro, Vanin velo, Sciascio piazzato, brava Jos. Cortes gira, anticipo di Diana che manda i titoli di coda sulla finale, 7-3 per il Bitonto, segna anche Diana Santos, finita qui. Vinto la squadra più forte, vinto la squadra che ha dimostrato di essere più forte, e fra esserlo e dimostrarlo poi c'è sempre un lavoro dietro. Il tiki-taka ha fatto di tutto, secondo me poteva fare qualcosina meglio, soprattutto nel primo tempo quando ha subito l'uno pari, lì
poteva fare di più a livello mentale, però ragazzi, questa squadra del Piedmonte, tutte quelle carte sulla maglia non le sono piovute dal cielo, se le ha guadagnate con il lavoro, con il lavoro, con il talento. E oggi penso che ci sono state due o tre giocatrici che hanno fatto tanta tanta differenza, Matteo. Pietro, giù da te. Sì. Il Bitonto vince in back to back la Coppa Italia 2024 dopo il successo dello scorso anno. Arriva il secondo trionfo consecutivo, la coccarda resta a Bitonto. Ecco il consigliere Umberto Ferrini che appoggia la nuova coccarda, la seconda consecutiva, sulle spalle di Lusileia. Il Bitonto vince la Coppa Italia, arriva la protagonista, arriva la Coppa, consegnata direttamente nelle mani della regina. Partono le note dei Queen, il sorriso illuminante di Lusileia, partono le fiamme, la alza al cielo, Bitonto campione per la Coppa Italia 2024, una dinastia quella della squadra pugliese.